Sono le 6 di mattina, faccio colazione e salgo in sella. Ci vediamo dopo. Signori e signori, sono le 9:20 e sono ufficialmente sulla via Francigena. Sì! Grazie. Davide, ingegnati. Ma c'era. Ma se facessi tipo una candela? No! Speriamo finisca sta maledetta salita. È 1:20 e leggo trattoria. O in allucinazione sono morto, oppure mi sa che si mangia. Bellissimo. Dopo aver mangiato, torniamo su ste maledette salite. Guardate quante mele! Aia! Sapete cos'è che è brutto? Oltre alla salita, la fatica e tutto il resto, quella nuvola che tuona. E i chilometri che ho fatto da stamattina, che non mi ricordo quanti sono. Ma va! Scusa, scusa, ai, oh, frena! Cioè, questo ponte qua è bellissimo! Cioè, eccoci nel mio ostello! Ed ecco la mia cameretta per stasera! Ora, doccetta velocissima, no, facciamo un po' rilassante e mangiare, c'è una fame pazzesca. E per finire, testa olio. E a tutti, Pico. Io concludo in bellezza con il mandato le chiavi sbagliate, sono chiuso fuori dal convento. E dopo questa lunghissima giornata io dormo. Buonanotte ragazzi. Ok, buongiorno ragazzi. Ieri sera ho messo a stendere la roba. Direzione Aulla. Che poi ho dovuto regolare i freni perché ha smesso di frenare la bici. Cosa da niente. Devo andare a Massa
e mi dici 53 km. Eccola, tappa raggiunta, massa. No, pesca. Perfetto, cambio spaccato. Ha tirato indietro la... Considerando che questo deve essere dritto, si è messi molto male. Il cambio non bastava. Ci mancava solo perdesse le sfere dell'asse. Questo sì. Questa è la faccia di uno che è riuscito a mettere a posto la bicicletta. Sì. Vede chi è che è riuscito ad arrivare a Lucca? Io. Perché voi lo sappiate, sono ufficialmente un pellegrino. Ho preso il cibo tipico della zona, il kebab. Boh, in questo ostello non c'è nessuno, quindi mi sa che il caffè me lo farò da solo. Oggi ragazzi è una super colazione. He is my roommate. Say hello from? Hello from the Netherlands. Netherlands. Davita just made me the best morning cappuccino ever. I wake up and he made me a coffee, so... Bellissimo! Bellissimo! Fantastic. Thank you. Sono partito leggermente più tardi perché dopo è arrivato anche un australiano, un cinese e poi c'era questo mio amico olandese. Sembrava la riunione delle Nazioni Unite. Bisogna andare a San Miniato. Non lo so. Arrivato San Miniano. Sì! Qualche anno fa ero laggiù. Belle le città toscane, tutte sulle montagnole. Starebbero bene anche un po' più basse comunque. Eccoci dopo una grande salita a San Gimignano. Neanche un minuto che ho lasciato il San Gimignano e mi becco di nuovo la pioggia. Ti assicuro che è veramente dura. Oh no. Sono riuscito a raggiungere Siena. E vai. Yeah. A mancare il piatto tipico. Picci alle briciole. Buon appetito. Buoni, però gli ho chiesto un piatto tipico, lui mi ha detto questo qua. Secondo me adesso ho visto il turista che non ne capisce niente, aveva delle briciole da buttare e me le ha messe nel piatto. Secondo me. Per cercare un monumento mi hanno dato la mappa, però dai, seriamente, chi usa nel XXI secolo ancora le mappe? Io non so neanche da che parte si usi. E tu sei pronto per un'altra giornata? Sembra di andare sul ghiaccio. Oggi sono in versione beduino perché c'è un sole che picchia, ma ce l'ho fatta. Panino con prosciutto. Io ne ho approfittato per fare un pisolo sulla bici. Ora direzione Radicofani. Ma queste sono le pecore che fanno bau. Ragazzi, sono sconvolto. È meraviglioso. Cioè, mangio anche la buccia perché è un peccato buttarla. Devo reintegrare con delle proteine. Sono importanti.
tagliatelle al tartufo. Ah! Vanno lavati. Roba messa a stendere. Dici, non piace questo ghierino. Sto entrando in Lazio! Eccola ragazzi, il lago! E dopo questo bagnetto rapidissimo, non ho tempo da perdere, devo andare a Viterbo. In maniera molto college. Siccome ho preso il riso, ma non le posate, mi serve una forchetta. Qui ragazzi non è più un gioco. Si parla di vita o di morte. Molto funzionale. Buon appetito. Una cosa che non poteva assolutamente mancare in un viaggio è la forata. È esploso in una di queste buche, non ho la più palese idea come e perché. Bisogna sempre cercare di essere positivi. Ora una camera d'aria nuova. E dopo aver riparato la gomma, ripartiamo subito. Subito che siamo in ritardo. Manca la mia moto. Signori, signori. Viterbo. Sì, ma se piove sempre non fa neanche più tanta scena. Potrebbe almeno grandinare, tanto per cambiare un po'. Però... Ah! Cazzolo! Questa è grandine! Mi ha colpito in testa! Brutta! Signori! Sutri! No, c'è l'anfiteatro chiuso! Sto pensando di fare una cosa stupida. No, di qua. Wow, non so se è una stupidata. Sono in un colosseo. E quel coso lì come lo spengo? Cavalli. Signori, signori, siamo arrivati a Formentello, il penultima tappa. Perché l'ultima è lui. Sono arrivato. Ce l'ho fatta. È Giulio. L'obiettivo di tutto questo viaggio ovviamente era mangiare una carbonara sotto il Colosseo. La biciclettina poverina l'ho lasciata lì. La verità, la tappa non era proprio completa, perché la via Francigena finisce nel Vaticano. Quindi, eccomi. E ho calpestato il territorio vaticanese. Vaticano, naso. Ok, signori, sono giunto al Colosseo. E quindi... Grazie. We'll be right back.